Benvenuti a nome della Sala Trevi, che mi ha fatto l'onore insomma di chiamarmi per presentare questa serata, che mi fa molto piacere perché insomma è una serata nella quale si vedrà un bel documentario che parla di cinema italiano, che parla di grande cinema italiano, e soprattutto anche perché sono presenti in sala tantissime persone che il cinema l'hanno fatto ad alti livelli, e c'è sempre un piacere incontrarli. Io non citerò tutti i nomi perché se no viene fuori un disastro, insomma, perché poi qualcuno si offende, non lo farò, però vi dico subito che tra le persone che parleranno ci sono Alessandro Rossellini, Fabio Frizzi, Marco Spoletini e Saverio Vallone, che meritano giustamente un nostro applauso. Ma lascerei subito la parola a Carlotta Bolognini, che ha ideato questa no, cosa. Ma anche no? Allora, come no? Signori, Carlotta Bolognini. Allora, il documentario si chiama Figli del Set ed è una, diciamo, è la rivalutazione in chiave positiva di un luogo comune per cui solo chi è figlio d'arte bla bla riesce a lavorare. In realtà le carriere delle persone che sono contenute qua dentro e anche che parleranno questa sera dimostrano che sicuramente avere in famiglia una persona che ha fatto il cinema e che l'ha fatto ad alti livelli è un elemento piuttosto importante, sicuramente un aiuto, ma che poi, come dire, uno la strada deve comunque farsela da solo, anche perché il cinema è un qualcosa di vivo, quindi cambia con le generazioni, con gli anni, eccetera. Il cinema che si faceva negli anni 40, negli anni 50 non è lo stesso che si fa oggi, e quindi il fatto di essere figli d'arte è un qualcosa che sicuramente ha un grandissimo valore per chi effettivamente lo è, ma è un valore che poi, come i famosi talenti, quelli del Vangelo che forse avete letto, vanno poi coltivati, moltiplicati, perché sennò diventano qualcosa di altro. Non dà nessuna garanzia, come dice Olga Bisera, che saluto anch'essa. Allora, io direi che possiamo incominciare allora a far parlare gli ospiti che sono presenti. Non andiamo in ordine alfabetico, ma in ordine col quale me l'hanno scritti, quindi se Alessandro Rossellini viene qua, anche perché Alessandro Rossellini, che peraltro a sua volta ha lavorato sulle sue origini, diciamo, e di famiglia e cinematografiche, quindi è particolarmente adatto a iniziare questa chiacchierata. Cosa significa essere figli del set, Alessandro Rossellini? Guarda, ti dico, inizio da essere figlio del set oggi, in questa situazione, no? Tante facce, tanti incroci, tanta storia, che è parallelamente storia di cinema e storia della mia vita, della mia famiglia, nel senso, no? E quindi, insomma, diciamo che sinceramente io credo che l'imprinting cinematografico non si dimentichi, che rimane qualcosa che poi un pochettino segna le vite, e un po' perché c'è un'aurea, no, intorno, è rimasta questa, è vero, il cinema è molto cambiato dagli anni 50 a oggi, però continua a essere sia qualcosa che la gente riconosce, ma anche molto molto divertente, è un lavoro appassionante, no? È un lavoro che ti coinvolge molto. Nel mio piccolo ho fatto per tanti anni un lavoro parallelo al cinema, che ogni tanto ho anche incrociato, facevo il fotografo, ho fatto anche il fotografo del set, però devo dire, ogni qualvolta, io sono cresciuto proprio veramente dentro le ceste dei costumi, mia nonna era costumista, mi portava, io arrivavo all'alba la mattina. Quando ci torno, ancora oggi, nonostante è faticoso, è stressante, è un posto dove molti non lo sanno, ci si manda a fanculo in continuazione, è un posto che a me continua a emozionarmi, che mi attrae, che mi tira fuori grandi emozioni. Perché me lo ricordo? È perché il set è quello, il set è qualcosa di molto emozionante e creativo. Grazie.
fidanzato Alessandro. Quando si parla della famiglia Spoletini, si parla di una famiglia che al cinema ha dato tantissimo. Credo che sia quasi impossibile ricostruire tutto l'album genealogico della famiglia Spoletini e dei suoi apporti al cinema, però forse Marco Spoletini ci può dire qualcosa. Lui si occupa di montaggio, però insomma Spoletini l'abbiamo visto in tantissime, declinato in tantissimi mestieri del cinema. Scusate, no? Davide Donatello, tre palme. No, tre Ciak d'oro. Due Ciak d'oro, un nastro d'argento. Nastro d'argento, palma d'oro. No, due Grand Prix, tre Grand Prix a Cannes. Vabbè, insomma, penso conto. Innanzitutto sono un nipote del set e non lavoro sul set. Sono chiuso su una moviola, per cui l'atmosfera del set è una cosa che a me manca, però in qualche modo ero un po' predestinato a collaborare a questo documentario. Sono stato tirato dentro a forza. No, l'ho fatto volentieri, l'ho fatto anche appunto in maniera così, con la passione e il contesto che distingue questo mestiere, cioè si fa con passione o non si fa. È per questo che appunto essere figli del set, essere anche appunto non figli del set, ma la cosa importante è avere una grande passione. Questa passione appunto chi ha persone in famiglia che fanno questo mestiere, non so, ti danno quella fascinazione, i racconti, ti spingono a volte a seguirne l'orme. Questo è successo anche a me, e insomma il mio apporto l'ho dato attraverso appunto quello che è il lavoro oscuro del montatore, che raccoglie tutti i frutti di quello che si fa sul set. Però come ci insegnava Kuleshov, senza un grande montatore un grande film non si fa mai, quindi credo che sia. Lo diceva anche negli anni 20, quindi insomma. Poi il montaggio appunto è una cosa che si condivide anche con il regista, per cui qualcosa appunto che appartiene un po' a tutti, appartiene alla scrittura del film, al girare un film e poi infine anche al montarlo. Per cui sostengo, di fatto, lo sforzo che si deve fare appunto è un equipaggio che va nella stessa direzione. Ho sempre detto il montatore è l'ultimo autore del film, è colui che mette l'ultima firma affinché il film possa avere la giusta chiave di lettura. Quindi posso fargli una domanda? Sì. Tu dalla tua famiglia, dalla dinastia, diciamo, dei cineasti, il mestiere che segui, che fai con passione, l'hai ereditato oppure c'è stata una scelta? No, nessuna quasi eredità, perché mio papà era un oste di trattoria, per cui appunto era la spinta iniziale è quella di diventare un cliente, perché io facevo il cameriere nella trattoria e la spinta iniziale è stata quella. Perciò. Sì, diciamo che è stato qualcosa che forse anche appartiene a qualcosa di genetico. Montaggio familiare, diciamo. Infatti all'inizio volevo fare l'operatore, poi mi hanno bocciato e ho scelto un ripiego montaggio, e ho scoperto che invece era la passione, in cui era il modo in cui mi esprimevo meglio. Però appunto la passione che ti ha fatto comunque allora restare nel cinema. Sì, sì, e continuo a farlo con passione, se no, insomma, anche in momenti così poi, in cui verso il cinema italiano, almeno la passione deve resistere. Bene, io credo che per essere un ripiego, insomma, ti sei coperto di gloria. Grazie mille. Grazie. Allora, Marco Spoletini. Io chiamerei anche Saverio Vallone, che ho visto prima. E intanto saluterei tra le persone che ci sono Gianni Garco, insomma, è sempre un piacere vederlo. E che di tutte le persone che sono qui presenti è quella che ho conosciuto per prima, quindi mi fa sempre piacere ogni volta che lo vedo. Grazie. Allora, Saverio Vallone, tu sei figlio di attore e di attrice, quindi insomma avevi due componenti diverse che convergevano. È stato più utile papà o mamma? Tutte e due, devo dire, insieme, dal punto di vista artistico naturalmente papà, perché poi mamma, diciamo che ha smesso poi di fare l'attrice proprio per dedicarsi alla famiglia quando noi eravamo già abbastanza piccoli, però insieme tutte e due, devo dire, una grande forza, una grande energia e straordinario. Poi diciamo che sono cresciuto e tutto quello che per me era normalissimo, poi per gli altri non era normale, perché nella nostra casa Sperlonga c'era Antonioni, c'era Lavitti, c'era nel passato tutto Moravia, Luchino Visconti, quindi sono cresciuto con queste persone che erano veramente eccezionali e straordinarie. Arthur Miller
è venuto con sua moglie, con sua figlia Rebecca, sono stati un mese a casa, insomma era straordinario sentirli parlare, ascoltare, assorbire queste cose, diciamo che è stato molto importante. Poi tutto si è svolto per gradi, perché dopo ho fatto anch'io l'attore, per cui ho incominciato a lavorare in teatro e poi a lavorare con papà in teatro, insomma è stato abbastanza molto impegnativo, diciamo da tutti i punti di vista, cioè non solo professionali ma a livelli proprio sentimentali. Il terrore di sbagliare era una cosa proprio, non dormivo di notte, era una cosa pazzesca. E poi questo lavoro è stato molto bello, cioè adesso lo direte anche voi, ma ci sono loro e gli studenti al Festival di Gifoni erano veramente molto interessati a questo lavoro, hanno fatto 3.000 domande, perché è un lavoro che si pone a 360 gradi, cioè si parla della grande star, del grande divo, ma si parla anche del grande montatore, delle musiche, anche di tutto, cioè tutto quello che è il mondo cinema, tutti i reparti. Questo diciamo che è stata un'idea bellissima di Carlotta, e Alfredo devo dire che ha avuto anche molta pazienza, perché unire insieme tante testimonianze insomma non è stato facile, insomma, ecco, da questo punto di vista. Quindi sono contento comunque di aver partecipato anche. Grazie a voi. Allora, credo che ci siano degli altri figli d'arte presenti, no? Per esempio? Sì, c'è Federica Tessari, Duccio e Lorena De Luca, quindi c'è Giuditta Simi, figlia del grande scenografo Carlo Simi, Margherita Spoletini, figlia del mitico capogruppo Pippo Indimenticabile. Abbiamo la grande segretaria di edizione Patrizia Zulini, che ha fatto il cinema italiano in assoluto. Una platea fitta. E voi come vi siete districati però nel vostro lavoro? Perché insomma si toccano anche delle sensibilità, magari delle cose private, facendo un lavoro sui figli d'arte. Ci raccontate? Guarda, diciamo che è stato abbastanza facile, perché quando ho chiamato ognuno dei miei amici, Alessandro, insomma tutti gli altri, e ho proposto di partecipare a questo progetto, hanno detto immediatamente sì, tutti molto contenti, molto collaborativi, perché comunque per tutti era bello ricordare la mamma, il papà, il nonno, quindi... c'è una persona che mi ha detto grazie perché sono andato a ricercare foto di famiglia che non vedevo da anni e ho rivissuto la mia infanzia, le cose più belle, quindi comunque sono stati tutti molto carini. E quanto ci avete messo? Io personalmente 2 anni e mezzo. Però è una... Quindi... anche perché riunire 32 personaggi con i loro, insomma, lavori. Infatti me lo tenevo alla fine. Anche tu sei la persona. Ci sono anch'io. Sì, mi sono tagliata grazie a Marco, gli dicevo taglia. Mi ha fatto tagliare quasi tutta la parte mia. Si chiama Bolognini, insomma, la famiglia Bolognini a sua volta ha avuto 2 fratelli, che uno regista e uno produttore, che di cose ne hanno fatte parecchie. Dunque, mi dicevamo prima che ci sarà un'importante proiezione di questo film, niente meno che al Quirinale, e credo che sappia tutto di questo Maricetta Tirito, che è quella che ha curato il marketing di questa operazione. Brevemente, notizia freschissima di ieri, dobbiamo dire che questo è un progetto importantissimo, non solo per chi lo ha fatto, ma anche per il pubblico, perché rivede in alcune immagini tutto ciò che non si sarebbe mai immaginato di un dietro le quinte della storia del cinema italiano. E quindi la nostra intenzione in realtà era quella inizialmente di chiedere, e abbiamo ottenuto, l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica. Purtroppo per problemi di tempo e per partecipazioni a eventi anch'essi importanti come il Gifoni, come Trofea, come domani ci sarà Teramo, se
Gianni Di Venanzo, quindi insomma impegni importanti. Non poteva essere per il Presidente della Repubblica, così come era doveroso che fosse la prima visione, e quindi abbiamo deciso di fare un'altra cosa, di fare un importante comunque regalo di Natale a questo progetto che in qualche modo lo merita, e di trovarci tutti al Quirinale con la partecipazione del Presidente della Repubblica. Wow. Tutto qua. Tutto qua. Se voi non avete più niente da aggiungere, forse tu qualcosa però da dire a tua volta ce l'hai sul progetto. Beh, io in teoria sarei l'ultimo a dover parlare. E infatti. Ti ringrazio. Perché non essendo un figlio del set mi sono trovato in deficit, e pertanto la prima cosa che ho fatto è fare figli. Ne ho fatti due con mia moglie, dico sempre, e figli del set, 32 con Carlotta. Detto questo, io ringrazio per la magnifica esperienza che Carlotta mi ha permesso di appunto vivere. Ringrazio ovviamente, porto i ringraziamenti anche della troupe, quasi l'80% siciliana, perché il progetto nasce da un'idea di Carlotta che mi svelò 3 anni fa quando presentammo in anteprima nazionale il suo libro dedicato a papà, appunto a Catania, e gestendo una scuola di cinema in Sicilia, a Catania, quando mi disse: avrei un'idea particolare, vorrei condividerla con te. Per me fu un bel regalo. Ho detto: di cosa si tratta? Mi piacerebbe immortalare attraverso un documentario, un film, gli anni più belli della mia vita. Ho detto: pensavo quali? Quelli di mamma, quella della sposata? Dice: no, quella quando con mio padre, con mio zio, vivevo con compagni, amici, momenti che purtroppo oggi non riesco a rivivere più. Ho detto: guarda, una bella scommessa, dillo a me. Io mi sono catapultato, e da responsabile di un centro di formazione sono stato onorato quando Carlotta mi dette la possibilità di utilizzare tutti i giovani siciliani che, ahimè, se già è difficile al centro o in Italia sognare col cinema, immaginate quanto lo sia per noi siciliani. E per questo io dico sempre grazie a Carlotta. E credo che dopo aver visto il film direte anche voi grazie a Carlotta e a chi l'ha fatto, perché no, penso proprio di sì, perché è un film molto delicato, e al tempo stesso si sanno delle cose che non sono sconosciute, perché uno poi si immagina che la vita di questo mestiere stupendo che fare cinema, insomma, fosse un po' così, però una serie di dettagli, di cose, insomma, arricchiscono la conoscenza, che è sempre una bella cosa. Quindi a questo punto buona visione, grazie per aver riempito questa sala, insomma, e parlatene, perché credo che sia un film del quale vale la pena parlare. Grazie al maestro Matteo Montemerci, che ha fatto le musiche, anche lui figlio di... Sì, a tal proposito ringrazio coloro che hanno fatto un lungo viaggio per essere presenti, e quindi gli amici miei siciliani, dal costumista Alfonso Zappulla, Matteo Musumeci l'ha ricordato, ci sono anche gli amici che arrivano da Torino. Ringrazio Fabio Melelli, grazie, che per noi è stato molto d'aiuto, importante. Sì, è lì, critico. Ciao Fabio, un applauso a Fabio Melelli, che è un'enciclopedia vivente. Lo consulto spesso. Chiediamo scusa, chiediamo venia se dimentichiamo qualcuno, ma non lo facciamo per cattiveria o per minoranza, solo perché non vogliamo rubare altro tempo se non far parlare direttamente il film. Grazie ancora e buona visione. Grazie.